Bentornati amici esageratissimi sul canale di Stenico, io sono Nico. E io sono Ste, vi starete chiedendo come mai sia di nuovo questa schermata? Perché voi pensavate, come dice Nico, come dice la Nico, pensavate che fosse finita qua, ma se ben vi ricordate, questo è Silent Hill 2 Director's Cut. Com'è? Director's Cut. Ma soprattutto... Con questo accento di Londra, non si capisce, capito? Cioè, la gente proprio di Londra che ti chiede le cose. Dici di dove sei? Minchia, non si sente di Oxford. Di Oxford. Era il Fordo. Quindi, nuova partita. E quindi c'è scenario secondario nato da un desiderio. Pensate un po'. E quindi direi di andarci proprio male. Facile che... Sì, come prima, va bene. Allora, in questa storia, in teoria, siamo... Il puttanone. E via col puttanone. E abbiamo... Così si svelano dei retroscena. E soprattutto abbiamo una pistolona... Ma soprattutto chiudi le cosce. Sproporzionata. Perché c'ha le cosce aperte? Vabbè. Tanto abbiamo un pistolone sproporzionato rispetto a lei, cioè enorme. Che senso abbiamo un pistolone sproporzionato? Sì, vabbè, ho capito. Sì. Soccombere quei mostri. No, non soccombere, stai tranquilla, dai. No. Alzati. No. Collarino da cagnetta fusolato. Il dolore mi terrorizza. Tranquilla. Mo ti guido io verso una morte oscura. Esatto, adesso vedrai che guarda che con tutta l'esperienza ormai, con tutta l'esperienza che ha fatto questo uomo. Che adesso ti faccio vedere proprio sparati. Non mi ricordo un cazzo dei tasti, volevo dire che proprio. Ah, sì, non è vero. Ma no, fidati che non mi ricordo proprio. Boh, quindi praticamente cerchiamo qualcuno che è ancora vivo. Dai. Aspetta, prendo i colpi. Oh, sì, vai. Revolver, vai, bomba. Ci sarà altro qua sopra? Sta guardando qualcosa da qualche parte. Tra l'altro, dov'era? Cioè, c'è un poster su Cindo. Ci sono bevande salutari. Quante bevande salutari? Allora, cosa importantissima. Hai la mappa? Grandissima. questo è cioè, ci risolve praticamente tre quarti del gioco. Sì, dove vado? Indovina. Allora, ragazzi, io non so dove devo andare. Qua, bottiglia. Vado giù? Aspetta, che c'è su? Facciamo prima. Mamma mia, che agilità. Sì. Cioè, praticamente non c'è niente. Ok, niente, muro. Cioè, praticamente c'è una porta anche. C'è una porta. Ce ne sono due. Cioè, praticamente i movimenti. No, non quella è da dove sei entrato. Ok, allora riesco a uscire. Cioè, non ce la posso fare. Comunque, figurati. Vabbè, comunque. Vado giù. Hai una cassetta sul vicino. I movimenti pazzesco sono gli stessi del tipo, solo con sopra le texture della tipa. Cioè. Sì, non gli hanno neanche cambiato i movimenti. Qua non c'è niente. Il quadro elettrico. Tu sei appassionato di quadri elettrici. Se ci segue qualche elettricista, per favore, ditecelo che dunque... Soprattutto se assumete. Sì, vabbè, quello a prescindere, però anche se non assumete. Qualcuno? Ha messo della gomma nella serratura, non posso aprire da questa parte. E quindi qua non c'è niente, di là non c'è niente. No, c'è un'altra porta che non hai visto, vai su. No, su? No, non qua, su. Aspetta che non mi raccapezzo. No, va bene, non ti preoccupare. Ciao, sono Barbie Raperonzo. Va tutto bene? Questa porta qua. Eccola. Ok. Ah, siamo dentro a Clubs. Al club. Attenzione. Questo lo prendo. Poi c'è una roba incastonata. C'è una roba incastonata. Ho una mannaia cinese. Perché no? Mannaiate cinese. Aspetta, F, proprio. Schiaccia F che sì, certo. È quello che bloccava la mira. Attack! Mimila Yuara nei tempi migliori. Attack! Basta, lascia F. Ok, vado. Tu, dimmi quando devo schiacciare la F. Che ci va. Attack! La nebbia, gli irticolli. Quindi noi, in teoria, lavoravamo in questo. Aspetta, e mo'? Che ne so, bisogna cercare qualcuno vivo. Vai al parco.
tipo loro si sono incontrati al parco. Guarda che con che agilità, guarda il tacco come sfrivola. Bello, guarda. A 50 euro la patata. L'affetto. Però magari mi pistoleggio. Vai. Che hai visto? Sarà. Vabbè. Vai, non è morta questa. Qua che hai visto? No, sarà sempre quella lì. E basta, lasciami. No, il pressing. Il pressing. Cattivissimo. Dai, però corri, mamma mia, che agilità. Che hai visto? Cos'è che qua? Ah, guarda, che cosa c'è qua sopra? Una bevanda salutare. Sì, prendiamole perché questa mi sa già di... Mi puzza di morto questa, io volevo dire. Ma perché James era... James era spigliato, era ormai atletico, era... Esatto. Invece questa, guarda come corre storta. Guarda che ginocchia la Roberto Carlos. Esatto. Mamma mia, ci arriviamo a Pasqua qui. Penso che andremo diretti al parco a sto punto, perché questa qua la gli incontriamo al parco. Io vado dritto, no, non li uccido questa. Allora, attenzione. Si ferma all'incrocio. Esatto. E adesso dovrei girare a sinistra. Ma io penso di sì. Io penso. Attenzione. Penso grandissimo, Nico. Ormai possiamo finirne 5-6 di questi. Sì. Ragazzi, state collegati perché prossimamente mi sa che arriverà un altro Silent Hill. Sì, il terzo, dai. Sì, lo facciamo. Vai. Promesso, vi facciamo Silent Hill 3. Tanto io, guarda, quello. Anche quello lì mi sembra di averlo giocato. Sì, ma perché tu li hai giocati tutti? Io ho giocato Resident Evil. No, ma sì, ma anche quelli. Non ho mai avuto una vita sociale, ma non è vero. Ma Resident Evil 3 vi piacerebbe? Resident Evil 3 Nemesis? Cosa ha visto? Vabbè, Nemesis non è male. Noi abbiamo fatto l'1. Appunto. Dovremmo fare prima il 2. No, facciamo il 3 poi il 5. Andiamo poi. Facciamo come gli Star Wars. Partiamo dal 4 per ritornare all'1. Esatto. Sì, così si ricostruisce bene la storia. Quindi uno non si confonde. Stiamo facendo quello che stiamo facendo, stiamo andando per dove dobbiamo andare. Siamo arrivati a un incrocio, Stefano. Io metto la mappa. Vai a sinistra ancora, va. Ah sì, dobbiamo andare a trovare James. Sì, ma anche perché di là finisce il gioco, praticamente. Cioè finisce la strada, quindi non si sa dove si va. Molto bene, quindi. Non lo sanno neanche gli sviluppatori. Mentre che ci facciamo questo pezzo di strada. Sì, diteci, come va la vita? Non so, tra le due chiacchiere. Vi siamo mancati. Ultimamente riusciamo a registrare poco, impegni lavorativi permettendo. Però appena possiamo, ci vediamo. Vi dico solo che sono le 7:15 del mattino. Sì, molto mattino. Allora. Vado dritto. Roswell Park, vedi. Ok. Vai, dai. Come si chiama questa? Maria. Attenzione. Lo dribla. Ormai la skill ce l'abbiamo qua. Doppio passo sul tacco. Comunque aveva visto, aveva puntato qualcosa per terra, ma io... Sì, c'era tipo del sangue marcio. Come si dice? Vicchia, batto sega, va davanti. Sì, speriamo che non ci siano chiavi o roba strana. Io speriamo che... Guarda quello che è rimasto fermo. Aspetta. Mi devo fermare. Cosa hai visto? Per terra ci sono degli... I colpi... Ah, sì, questi mi servono. C'è qualcosa che ti cammina dietro. No, ma io me ne vado prima. Guarda come se ne va. Grandissima Maria, ormai veterana. È finita la strada. Apre qua, no, non apre nessuno. No, è finita la strada, bellissimo. Ecco, sto... C'è un vicoletto. Un vicoletto, il vicoletto di Maria. Eccolo qua, lì, vai. Qua. Dentro, vai. Grandissima Maria. La Maria nei vicoli. La Maria. No. Picchiali, pestali. Ma io faccio così. Vabbè, entriamo. Ma c'erano delle robe. C'erano delle robe? No, non so, per dire, cioè, magari c'è qualcosa fuori che... Esco? Ma sì, dai, che te ne... Dai, no, esco. Sono due, cioè... Dai! Cioè, sono anche mezzi morti. Dai, picchiali. No, sanguinano. Ok, vedi, cioè... Morto. Ci sono uscito per vedere, per constatare la morte di questo. Vai al fondo, di là, vedi. Beh, qua non c'è niente. Lì, c'è una sedia che mi potrebbe servire. Ti mancano le sedie a casa. No, vabbè, però... Guarda come ondeggia mentre corre. Guarda come ondeggia mentre corre. Ciao, sono Maria. E... Niente, non c'è un cazzo. Ciao, Maria. E per te abbiamo Giampiero. Giampiero.
Solo che non è arrivato morto alla puntata. È arrivato morto. Sì. Allora, siamo in questa casa e ovviamente non abbiamo la mappa di questa zona. Casa, vabbè, ma sicuramente dovrei solo passarci per andare dall'altra parte. Dovrò solamente perdermi in questa casa, infatti vedo già troppe porte. Allora, serratura è chiusa. Sarà tutto rotto. Chiuso. Ho detto. Chiuso. Grande Maria, ne azzeccassi una, Maria. Ok, proietti. Medikit. Save. Vabbè, save non importa. C'è anche il salvataggio. Dai. Don't use. Prendo tutto. C'è anche chi dice non usare il camino, chissà che cazzo esce da lì. Il caminetto è stato chiuso, c'è scritto non usare. Io lo voglio usare. Io voglio usare. Oh, ho freddo. Va bene. Attenzione, una carta. La mappa del. Mi sembrava troppo facile. La mappa di per perderti in casa. La mappa di casa Baldwin. Di chi? Di Baldwin. Ah, sì, lo conosco. Alec uno, Baldwin. Uno che lavorava in zona. Sì. Poi non già. Perché esci, scusa? È vero. Rientro. Vabbè, non è così. Allora, aspetta, io sono. Meno male che vivi in un bilocale, sennò ti perderesti. Sì, infatti ho la mappa io per andare dal bagno alla camera da letto. Sennò ti perde. È chiuso. Amore, cosa stai facendo? No, è che non riesco a arrivare al bagno. La mappa in mano. Allora, devo andare nella dining room. Come si accende? Sembra l'accende da Oxford. Oxford. Allora, che faccio? Salgo? Forse sì. Che guarda? Ci sono troppi proiettili. Accende da Londra. Questo accende da Londra. Si sente tantissimo. Ah, mi ricordo i miei tempi passati. Sì. Nella London Bridge. Sul London Bridge. Qua? C'è niente. C'è allora, un candelabro. Facciamo un così. Un telefono. 1200 porte. Ho preso quella dove c'è il filmato. Esatto. Is somebody there? No, qui le porte si chiudono da sole. Open up. Sono una bambina. Hello? Ma non ha detto permesso, ha detto hello. Ciao. Vabbè, ma... No, abbiamo detto ciao nello stesso identico momento. Facciamo flick e flock. You're disturbing me. Ma chi è? Non lo so. Thank God. I finally found somebody. You? Chi? Can you open the door? No. But why? Is it really necessary for me to answer all your tedious questions? Ma veramente te ne abbiamo fatto un paio, non è che. Oh, I didn't know that. Questo dialogo perché? I want to be alone. Voglio stare solo. Ma guarda che sono bella, affascinante, tutta provocante. Sono tutta. Animalie. Voglio solo vedere un altro volto umano. I know. But so what? So what? It has nothing to do with so what? So what? No one here. No one. Don't be up. Who cares? Who cares to go? Vuoi rimanere tutto solo? Yes, exactly. Non ce n'è, Marie. Il sabato che io do manco oggi. Ascolta, spara la serratura di un calcio. Magari i mostri dicono: come mai sta città ormai si sta popolando di questi esseri umani? Esatto. Sembra proprio il momento di fare queste amicizie. C'ha voglia. È morto nel mentre. È rotto a cazzo! Ernest. Hemingway. Baldwin. Ernest Baldwin. Ah, è il proprietario di casa. Ernest. I'll be back. Ernest Knam.
Niente. Vabbè, ok. Torino, cioè questo si è chiuso in casa. Avrà la mappa per andare in bagno anche lui? Sì, penso di sì. Allora, io sono venuto da dove? Lascia perdere, non allora, questa porta non l'ho vista. Ok, perfetto. Ecco, subito. Io me ne andrei. Che faccio? Dribblo? C'è una porta qua a fianco. Ok. Ok. C'è mille porte, però c'è... Allora, questo corridoio... Ballatoio dove finisce? Io guarderei questa parte là sopra prima. E fai un po' quello che cavolo ti pare. Lo sai che sto per morire, sì, perché sì, questa... Sì. Ma no, vabbè. E picchiala. Spara lì. Ammannaiata in faccia e sulle cosce. Facce non ce n'è, però. Col tacco fa malissimo. Tacco, mi sono fatto male io da qua. Adesso magari mi ripistoleggio. Sì. Qui sei di nuovo sull'altro ballatoio. Ma che sto tornando indietro? No, 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 è il ballatoio dall'altra parte del corridoio. Com'è il ballatoio? Questo è il ballatoio. È chiuso, vabbè, questo è il ballatoio. Con la bevanda salutare. Esatto. Allora, mappa. Adesso iniziamo di nuovo, sì. Devo andare di qua. Perfetto. Ok, allora. Pia sta porta. Questa porta è chiusa. Ok, perfetto. Pia quella. Questa porta è chiusa e quindi questa l'abbiamo vista. Qua c'è una porta rossa che prima o poi si aprirà e devo fare le scale. Sì. O continuo da sopra? No, è chiuso anche sopra. Faccio le scale. Sì. Facciamo le scale. Vai. Nelle scale. Cos'è stato il suo rumore? Non so, c'è uno. Torna da Hemingway. Si è ammazzato Hemingway. Sì, secondo me si è sparato. Ernest? Are you there? No. I guess not. Si è sparato in testa, sicuro. Si è sparato in testa? No, non lo so dove, però si è sparato. No. Boom. Si è sparato Ernest. Secondo me è inciampato su un tavolo. È caduto sul mignolino. Come stai? Ah, bene, porca di quella tronca. Esatto. Allora, mappa. I passi. Ci sono dei passi. Vabbè. Qua sotto non c'è più niente. Anche perché quella porta è chiusa. Qua sotto non c'è niente. Quindi devo ritornare di qua. Ok, mappa. No, anche qua è tutto chiuso. Però posso andare di là. No, non puoi. E quindi? Aspetta, torna di nuovo dove eri prima, perché nell'altro ballatoio tu sei uscito subito. Magari al fondo c'è una chiave, una roba del genere. Aspetta, guarda le ombre dai muri che spariscono. Sta. Allora, dov'era il ballatoio che balla? Qua. È subito qui a... No, di là, subito qui a destra. Sta altro. Sì. Questo qua, vai, vedi che c'è qualcosa, sicuro. L'altra mappa. Ho una tavoletta bianca. Guarda lì che c'è una specie di roba. Cos'è? No, un cazzo. No, è in... Sembrava tipo una specie di leva. Sì. La tavoletta bianca, cosa ci faccio con questa tavoletta bianca? Allora, aspetta, com'era il menu? Andiamo bene. Ecco. Mannaia. Allora, una tavoletta bianca di metallo con dei fori quadrati, trovata nella sala d'ingresso secondo piano. Fori quadrati, tavoletta bianca. Andiamo avanti. Direi che non lo so. È lì, è l'altro ballatoio dove c'è la porta chiusa. E quindi siamo di nuovo punto e da capo. Dobbiamo mettere questa tavoletta da qualche parte, direi. Dove vado? Devo tornare tutto indietro nella hall principale, forse. No, torniamo nella hall principale. Vediamo qua dove siamo. Ah, qua sono qui. Living room. Qua sono qui. Guarda se c'è qualcosa. In qualche modo. Vedi se c'è qualche... Allora, facciamo così. Salviamo. E ci vediamo nella prossima puntata. Vai, io direi così. Ragazzi, se vi è piaciuto ovviamente un bel like, se lo stavate aspettando e vi siamo mancati, rieccoci immagino. In questa posa plastica. Io salverei, guarda che occhi da drogata. Salvataggio possibile. Salvataggio possibile. Ok. Quindi ragazzi, ci vediamo con il prossimo video con Maria nel salotto del palazzo. Un saluto da Nico e un saluto da Ste.
alla prossima puntata. Ciao.